p24.it notizie. Il territorio in diretta. Curano ed Eleonora Locurto, due parlamentari eletti nella lista dell'UDC a sostegno di Nello Musumeci presidente, parlamentari dell'assemblea, in questo caso in quota di maggioranza. L'UDC a Marsala c'è e se c'è, da quali consiglieri è composto, sarà composto? Beh, certo che c'è, fin troppo chiaro che l'UDC continua a resistere e continua ad avere consensi che permettono addirittura di prendere il seggio in provincia di Trapani, perché io è vero che ero candidato anche nel listino, ma non mi sono tirato indietro, ho fatto una campagna elettorale, come ho detto presso i vostri studi, con il coltello tra i denti, e siamo riusciti ad entrare con il nostro 9% circa, abbiamo avuto il consenso che le persone hanno voluto tributare al progetto politico, che è diventato vincente come schieramento di centrodestra e vincente come UDC con il 7% che abbiamo preso in tutta la Sicilia. Ricorderai quello che avevo anticipato quando avevo detto che l'UDC avrebbe fatto un risultato molto importante, e addirittura in provincia di Trapani il 9%. Detto questo, c'è stato un tormentone nella campagna elettorale su cosa facevano alcuni amici dell'UDC. E io voglio essere assolutamente chiaro, voi sapete la stima, l'affetto e il rispetto che nutro nei confronti di Giovanni Sinacori, che con onestà intellettuale prima della campagna elettorale mi ha detto: Mimmo, io penso di fare scelte diverse, non lo voglio dire ora per non danneggiare te e l'UDC. Di altri non voglio parlare. Invece ho apprezzato tanto Eleonora Milazzo, che si è continuata a spendere per l'UDC e al comitato elettorale mio, in occasione dell'apertura, io facendo il vice segretario regionale, ero un rappresentante dell'UDC, e c'era soltanto Eleonora Milazzo. Questo mi ha fatto maturare l'idea che il percorso che avevo intrapreso era un percorso giusto, che chi credeva nell'UDC, come Eleonora Locurto, che si era dichiarata disponibile a spendersi in questo progetto, ha visto bene. Io peraltro ho la coscienza a posto, perché alla dirigenza marsalese avevo chiesto un impegno diretto nella campagna elettorale con una loro candidatura, che sappiamo non essere arrivata perché non credevano nel progetto di Musumeci e perché non credevano nel progetto mio, che sarei stato anche nel listino. E oggi tutti noi divengono a pettine, noi con serenità guardiamo avanti, senza nessuna vena polemica, con profondo rispetto nei confronti di chi con lealtà come Giovanni Sinacori ha detto una cosa diversa, e ribadisco, degli altri non parliamo, e pensiamo a ricostruire immediatamente il gruppo consiliare sul quale già ci stiamo muovendo e riorganizzare il partito con il consenso e l'avallo di Eleonora, che ha condiviso le scelte che abbiamo proposto, e abbiamo utilizzato un criterio sempre oggettivo, perché qua non ci sono gli amici di Turano, gli amici di Locurto, gli amici degli amici, no, ci sono qua le persone che credono nel progetto dell'UDC. E dunque ci siamo subito organizzati e abbiamo oggi nominato il nuovo coordinatore comunale dell'UDC, dando un mandato a termine, dicendo che si doveva impegnare per rifare il partito, per costituire subito l'ufficio politico, per chiamare tutti gli amici che avevano sostenuto l'UDC in questa campagna elettorale e per avviarci verso una nuova fase congressuale in vista delle nuove elezioni. E lo abbiamo fatto prendendo la persona che si è spesa nelle elezioni comunali perché si è candidata e in questa campagna elettorale ha rivotato l'UDC. Si tratta della dottoressa Annalisa Trono, che abbiamo visto fare la campagna elettorale con entusiasmo assieme a tutti gli altri. Io voglio ringraziare tutti i dirigenti dell'UDC, tutti quelli che erano con me e tutti quelli che erano con noi all'Occurto perché credevano in questo progetto, ma tutti quelli che prima erano nell'UDC hanno continuato a votare UDC, li voglio ringraziare. Non dicito nessuno, perché vorrei dimenticare qualcuno e fare un torto, e non voglio fare torto a nessuno. Abbiamo preso dunque la persona già candidata e l'abbiamo nominata coordinatore comunale. E allora Locurto, si è sentita un po' in questa città da parte degli ex, a questo punto, consiglieri comunali dell'UDC, etichettata come presa e portata dentro il partito, e quindi come un'estranea, come un'imposizione e per questo non votabile? Ma assolutamente no.
qualcuno lo ha dichiarato che questa fosse stata una scelta di Mimmo Turano imposta, ma in realtà, come lo stesso onorevole Turano ha adesso dichiarato, e lo ha dichiarato chiaramente pubblicamente in più di un'occasione, la mia candidatura nasce dopo una consultazione che lo stesso Mimmo Turano aveva fatto con i suoi consiglieri comunali. Quindi è sempre stata questa solo una scusa da parte di chi aveva già deciso di fare scelte diverse e voleva trovare un escamotage, una scappatoia. Io non ho avuto voti dall'UDC, ma certamente quando sono stata anche intervistata da voi ho detto che era importante che questi consiglieri votassero l'UDC e votassero Mimmo Turano, perché era giusto che così facessero, perché c'era stato un progetto, c'era da anni un consolidato anche di amicizia, e che io sarei entrata in punta di piedi senza certamente volere imporre la mia presenza, anzi con spirito di collaborazione, così come abbiamo fatto questa campagna elettorale, come faremo a partire da oggi che siamo entrambi eletti, e Mimmo a difesa del nostro territorio, a difesa di un progetto politico nel quale abbiamo creduto, a difesa di un presidente che stimiamo, con il quale lavoreremo intensamente per ricostruire anche la fiducia degli elettori e la fiducia dei cittadini nella buona politica. Ho detto anche ad amici importanti come De Poli, come Lorenzo Cesa, che sono già in campagna elettorale, siamo già in campagna elettorale, Mimmo, perché a breve si tratterà di avviarci verso le politiche, e certamente l'UDC è destinato ad avere un ruolo importante in un progetto di governo che riguarda appunto il nostro paese, e noi non potremo tirarci indietro, dobbiamo lavorare intensamente. Quindi io mi auguro con tutto il cuore che chi vuole lavorare con noi avrà le porte aperte. Non ci sono pregiudizi e non accetto naturalmente che ci siano scuse sulla mia persona, perché ho già dichiarato le cose che ho appena detto. C'è molta sinergia tra i due onorevoli eletti, Mimmo Turano ed onorevole Curto, e ci piacerebbe anche conoscere il progetto partitico a questo punto spendibile sul territorio marsalese. Allora cominciamo subito con valorizzare la nomina della dottoressa Trono. Voglio essere chiaro, perché chi si spende per il partito sa che il partito come dire, è riconoscente. Non c'è un partito dove qualcuno entra, fa quello che vuole, decide di andare via, eppure cerca la scusa per andare via. E non siamo noi con l'anello al naso, c'è gente che ha deciso di votare altri candidati di altri partiti un anno fa. Abbiamo usato tutta la pazienza democristiana per vedere di convincere le persone della nostra proposta politica, ma non ci siamo lasciati prendere in giro. Io ripeto, non faccio polemica con nessuno, lo voglio ribadire, non parlo del consigliere Sinacori, che è una persona leale, seria e corretta, ma detto questo guardiamo avanti, non possiamo pensare che qualcuno ci lascia come è stato fatto, hai capito? Perché quando uno si va in campagna elettorale non ti trovi gli amici che ti dovrebbero sostenere, che tu hai sostenuto nella campagna elettorale costruendo la lista, non è una bella cosa, un tiro mancino su cui poi diventa veramente difficile fare conti. Ma noi siamo vivi lo stesso, lo abbiamo dimostrato. Non sono vivo io perché ero nel listino, perché il seggio lo abbiamo conquistato e non ci credeva nessuno. Col 9%. Oggi pensiamo alla nuova classe dirigente. A Marsala si chiama, per cominciare, Annalisa Trono, che terrà conto di tutti quelli che c'erano, di tutti quelli che si sono spesi, di tutti quelli che verranno, dei nuovi gruppi che sono arrivati, perché in campagna elettorale tanti nuovi gruppi si sono avvicinati. Faccio un esempio: Vanessa Titone prima non era con noi, e di tutti gli amici dell'onorevole Locurto che, come dire, diventeranno in un progetto unico. Dopodiché già siamo pronti per le elezioni politiche, a costruire la lista dell'UDC quanto più forte possibile, a candidare le persone che si vogliono candidare nella speranza che diventino deputati nazionali, a essere determinanti nei collegi maggioritari, perché senza i nostri voti non si può vincere, e perché no, a chiedere anche al collegio maggioritario per il candidato più forte che l'UDC individuerà, ad essere pronti a rivendicare la presidente della provincia o il sindaco del comune capoluogo. Cioè l'UDC con il 10% non fa sconti a nessuno. Quelli che ci hanno creduto potranno sperare di poter continuare a contribuire in questo progetto, ad avere un ruolo di importanza e di leadership. Quelli che pensavano che noi eravamo finuti, perché questo dicevano, hai capito? Saranno accompagnati
alla porta e faranno quello che vorranno. In tutto questo ragionamento, ribadisco, voglio ringraziare affettuosamente Giovanni Sinacori, di cui ho profonda stima, grande gratitudine e grande riconoscenza, e nutro vera amicizia. Vuole dire qualcosa Locurto? Ma sì, questo progetto, tu parlavi prima dei candidati, dei consiglieri dell'UDC. Io devo dire che nella lista di Forza Marsala, grazie ai voti che naturalmente insieme a tutti i candidati che si sono spesi, c'erano due consigliere. Nessuna delle due ha fatto la scelta che con dignità ed orgoglio avrebbe dovuto fare, di sostenere la mia candidatura, anche perché erano due donne. Si sono cimentate in altre operazioni fallimentari e questo evidentemente la riprova che non valevano niente loro. Noi oggi siamo felici di questo risultato, insieme all'onorevole Turano lavoreremo in perfetta sintonia e sinergia. Quando mi ha proposto Annalisa Trono non ho battuto ciglio, perché ripeto, lavoreremo in squadra anche con Annalisa, che non ho il piacere di conoscere se non in modo indiretto. Sicuramente troveranno anche sintesi le proposte che farò io per costruire questo partito, perché c'è gente che è stata sempre vicina a me, Michele Accardi, Giacomo Accordio, persone che hanno preso tanti voti anche nella mia lista insieme ad altri. Questi amici faranno gruppo comune, perché noi abbiamo un obiettivo: fare diventare l'UDC una forza di governo, intanto in questo momento che ci vede impegnati con la costruzione della nuova assemblea, di una nuova maggioranza, di un nuovo governo, insieme a Musumeci presidente. E successivamente, dico a breve, brevissimo, ci sarà un altro ruolo di governo, una nuova deputazione che dovrà certamente esprimere la leadership in questo territorio, in questa provincia, e noi saremo insieme per fare tutto questo bel lavoro di costruzione. La politica buona si può fare, la politica seria abbiamo già dimostrato di saperla fare. Mi auguro appunto che, ed è questo il nostro impegno, che con le azioni di buon governo che metteremo a segno a partire dal nostro territorio, per le cose che dicevamo e ci siamo detti più volte in campagna elettorale, Mimmo, ora dobbiamo fare ripartire l'aeroporto, su questo non ci piove, la prima nostra grande battaglia, non possiamo né tergiversare né perdere tempo. Se i soldi che sono stati stanziati nella precedente legislatura ci sono, e ci sono veramente, questi soldi devono andare immediatamente all'aeroporto, perché noi non possiamo perdere la più grande delle infrastrutture che serve al turismo, che serve a fare da volano dell'economia nella nostra provincia e a Marsala. Naturalmente lavoreremo per tutto il resto delle cose che vanno fatte. È inutile che ripetiamo le cose che abbiamo già detto in campagna elettorale, ci siamo per contare. Agganciandoci proprio all'ultima battuta sulle regionali, a breve insomma avremo la suddivisione, presidente dell'ARS, vicepresidenza, forse un assessorato in campo a Mimmo Turano. Ma quali i due o tre punti sui quali punterete, anche magari sinergicamente, e che saranno estesi a tutti i 24 i comuni della provincia? Il piano delle infrastrutture l'abbiamo già detto, Mimmo, questa è la prima grande opportunità che non deve mancare, perché se non ci sono infrastrutture non c'è turismo, non c'è economia. La seconda grande sfida che dobbiamo traguardare è quella di riuscire a fare spendere i soldi che arrivano dall'Europa. Dobbiamo programmarne la spesa secondo l'idea di una unica cabina di regia che valuti adeguatamente i criteri con cui dovranno essere definiti questi bandi, per determinare la partecipazione anche di aziende, di privati, eccetera. E un'altra cosa ancora che secondo me è indispensabile, noi non ci siamo mai incontrati durante la campagna elettorale per parlare di queste cose, ma sono certa che stanno a cuore a tutti noi: c'è il piano paesaggistico, su cui bisogna rivedere e rivalutare le cose che vanno fatte, perché non è pensabile per esempio che Marsala non possa accedere ad una misura prevista dai bandi europei, perché si trova in zona B rispetto a Trapani, che invece si trova in zona C. Quindi i nostri imprenditori resterebbero fuori da una competizione che invece in questo momento li penalizza. E allora, ecco, queste sono le cose prioritarie. Poi Turano, vuole terminare lei con qualche battuta? Il resto delle cose lo sappiamo, voglio verranno. Ringraziare Eleonora Milazzo,
che è il nostro rappresentante in consiglio comunale. Voglio fare capire a tutti che già siamo ripartiti con la nuova nomina del commissario, che è Annalisa Trono. Voglio fare una nuova scommessa. Nessuno pensava che l'UDC si salvasse, nessuno pensava che l'UDC prendesse il 7%, nessuno riteneva che io andavo nel listino, nessuno pensava che l'UDC prendeva comunque il seggio in provincia di Trapani. E due deputati. E due deputati. La nuova scommessa è: vedrete che l'UDC prenderà anche il deputato nazionale, che sarà scelto da tutta la classe dirigente dell'UDC che ha lavorato e che vuole lavorare per l'UDC. Porte aperte a tutti quelli che vogliono venire, poi vedremo le persone più autorevoli e più forti. E sulla presenza della provincia diremo la nostra. Buon lavoro. Grazie a tutti i nostri elettori. tp24.it Notizie, il territorio in diretta.